Buonasera a tutti. Siete comunque pronti a questa eventualità, insomma, di un punto di penalizzazione che forse ci scopre il doppio, visto che non è che ci sia particolare abbondanza in questo momento. Chiaro che sicuramente non fa piacere, però sinceramente sono cose societarie, sono loro che devono valutare se fare ricorso o meno. Noi chiaramente dobbiamo prendere atto che abbiamo un punto in meno e cercare di recuperarlo il prima possibile nel campo. Noi possiamo solo ed esclusivamente pensare al campo. Facendo una battuta, si potrebbe dire che si è alzata l'asticella con la salvezza a 51. Sì, teoricamente se avevamo in mente di fare 50 punti, noi dobbiamo fare uno in più, 51. Però, ripeto, sapevamo che comunque è un campionato difficoltoso, non possiamo adesso cercare un alibi o star dietro al fatto che magari ci tolgono un punto. Dobbiamo cercare di continuare a fare il lavoro che stiamo facendo, migliorare l'aspetto di risultati quando si va fuori casa, e consapevole del fatto che adesso abbiamo un punto in meno, però ripeto, far di tutto per cercare di recuperarlo il prima possibile. Questa cosa un po' inquieta psicologicamente sulla squadra. È chiaro che nel momento in cui la si legge questa notizia il piacere non ha fatto, però credo che anche da alcuni aspetti negativi ci si può trarre vantaggio, e penso che il carattere di una persona, di un gruppo, di una squadra passa anche per dei momenti di difficoltà, quindi dobbiamo cercare di sfruttare il positivo in una cosa negativa, cercare di compattarci, sappiamo che ci sono delle difficoltà, di andare avanti, ma questo lo sapevamo già dall'inizio del campionato e io non volevo essere assolutamente un negativo, un pessimista. Tutti quanti noi sappiamo che campionato andiamo incontro. E è chiaro che dobbiamo fare di tutto per vincere le partite, son convinto che se continuiamo come stiamo facendo a livello di prestazione, prima o poi i risultati verranno. Saranno sempre vittorie di sofferenza, ma di questo ne siamo tutti consapevoli. Con Galtieri il primo anno c'eri anche tu come giocatore, e alla stessa giornata avevate un punto in meno, 8 punti, adesso 9. Avete perso lo stesso 2-0 partita importante a Verona, poi è successo qualcosa che la squadra ha cambiato ritmo, perché io vado sempre su questo fatto del ritmo, voi giocate bene, ma secondo me, dico sempre sta battutina, manca mezzo secondo sia nella fase difensiva che nella fase offensiva, cioè si fa tutto bene, succede qualcosa quando si prende gol, non succede qualcosa quando si arriva sotto porta. È vero, è chiaro che quando si fa un'analisi della partita, venendo all'ultima che abbiamo fatto a Cesena, si è perso 2-0, ma se si va ad analizzare una partita, il rammarico maggiore è che lì dove magari vai a giocare fuori casa a Cesena, dove comunque ha dato 5 gol allo Spezia, dove tu comunque fai una buona gara, dove comunque concedi poco, tra virgolette, e comunque crei delle situazioni importanti, perché comunque abbiamo avuto 2-3 occasioni per far gol, ma non campate per aria, perché mi viene in mente l'azione di Nick, l'azione di Mimmo sulla linea, il calcio d'angolo, sono tutte situazioni dove noi dovevamo sfruttare, perché non può succedere che la Virtus Lanciano perda con il Cesena per la voglia nel cercare il risultato. Cioè il Cesena deve sì vincere contro la Virtus Lanciano, perché devono saltare fuori i valori tecnici superiori che può avere una squadra. E il rammarico mio e della squadra è che lì dove magari affacciamo la prestazione portiamo a casa 0 punti, perché se andiamo ad analizzare la sconfitta di Modena diciamo perfetto, il Modena ha meritato, perché il secondo tempo siamo proprio spariti dal campo e abbiamo fatto poco, ma tutte le altre partite abbiamo sempre riportato del rammarico, e questo non ce lo possiamo permettere, dobbiamo migliorare sotto quell'aspetto. Su questo dobbiamo migliorare, perché non possiamo pensare né che è fato né che è fortuna, che è sfortuna, dipende da noi. Lì dove, ripeto, andiamo a giocare contro le squadre che magari possono essere più attrezzate di noi, abbiamo dimostrato sul campo del Cesena di potercela giocare, quindi migliorare sotto quell'aspetto della convinzione lì, come dici te, nel cercare di non prendere gol, perché se si va ad analizzare il gol che prendiamo, dove inizialmente siamo in 3-1 e comunque gli concediamo il cross, una squadra che si vuole salvare non se lo può permettere. Poi se per doti più caratteristiche del giocatore, dove mettono una gran palla, dove Djuric potenzialmente fisicamente è più bravo di me perché è più forte di me e fa gol tempo giusto, gli stringo la mano, ma in questa circostanza dobbiamo pensare che possiamo ancora migliorare se vogliamo ottenere il risultato. Sì, effettivamente, ma io per esempio non condivido questo fatto di dire sempre il Lanciano ha un tasso tecnico come individualità rispetto agli altri, che se andiamo a vedere, Mammarella ce lo invidia,
abbiamo giocatori tipo Di Cecco che credo che difficilmente abbia preso un'insufficienza in un certo modo. È piccolo, un giocatore che ce lo volevano capire in tutti i modi. Ferrari è un giocatore che ha fatto bei campionati, anche se non segna molto, un giocatore. Cioè, sì, no, però è chiaro che si parla del Cesena e quindi ci sono giocatori che, cioè, mi viene in mente che è entrato Cascione che ha giocato in, si parla anche di l'aspetto tecnico e anche lo spessore di un giocatore, lì dove ci sono giocatori magari dove hanno giocato in Serie A per diversi anni, hanno fatto più campionati di Serie B e si parla di quell'aspetto. Poi non è detto, ripeto, che se giochiamo contro il Cagliari la Virtus Lanciano non possa vincere contro il Cagliari, perché sennò dobbiamo cambiare mestiere. Però bisogna essere realisti in una situazione dove io so che magari di là ci possono essere dei valori più importanti, tecnici o di spessore. È chiaro che devo dare qualcosa in più, solo sotto quell'aspetto, ma non perché io sono contentissimo dei ragazzi che ho a disposizione. Non penso che ho dei ragazzi scarsi tecnicamente, assolutamente no, ho un buon gruppo, ho una buona squadra e dobbiamo migliorare sotto l'aspetto caratteriale. Non sto dicendo, è chiaro che dopo spesso e volentieri ci precludiamo la possibilità di segnare per un gesto tecnico sbagliato o per un'idea di scelta sbagliata, però per il resto non penso che la mia squadra sia più scarsa dell'altra, questo è poco ma sicuro. Però è inevitabile che se si va a giocare a Cesena, dove magari ci possono essere giocatori, ripeto, che hanno giocato in Serie A, mi viene in mente, vado ad analizzare la mia squadra e ci può essere Guido. Poi non credo che ci sia sotto quell'aspetto di spessore. È chiaro che poi quando gioca Mammarella è un giocatore di spessore, quando gioca Ferrara è un giocatore di spessore, sicuramente quando Marelungo sarà al 100% comunque è un giocatore di spessore. Visto, sei bello carico, Alberto, almeno io personalmente una voglia insomma di in vista probabilmente di Perugia di ribaltare finalmente questa, diciamo. Io credo che la volontà della squadra sia sempre stata quella di far risultato, a prescindere. E è vero che dà fastidio sicuramente, perché magari quando non vengono i risultati è chiaro che è giusto che ci siano le critiche, che ci sono critiche per l'allenatore, ci mancherebbe altro, accetto tutto. Sta a noi far sì che il giudizio diventi positivo, perché e purtroppo è così, perché è inutile che stiamo a parlare che abbiamo fatto una buona prestazione a Cesena ma abbiamo riportato a casa 0 punti. Però sono convinto che i ragazzi comunque hanno capito loro stessi che magari dipende più da noi la ricerca del risultato, a prescindere dal valore della squadra avversaria. E secondo me, ripeto, siamo sulla buona strada. E se continuiamo così, prima o poi i risultati, anche quelli esterni, arriveranno. Mi auguro molto prima che poi. C'è la Perugia, ovviamente. Tu hai parlato della squadra e diciamo di questo approccio, o meglio di questa dimensione caratteriale, no? Di affrontare le partite, no? Dove bisogna migliorare, avere più convinzione, quindi hai parlato soprattutto della squadra. Dal punto di vista invece tuo, di responsabile, diciamo, tecnico, c'è qualcosa in cui si può migliorare, valutato con il tuo staff, dove può? Ma evidentemente se questa squadra ha delle lacune caratteriali, molto probabilmente il responsabile sono io, perché alleno io questa squadra, evidentemente manco in qualcosa. Se poi si vuol pensare che magari la posizione di classifica o i risultati dipendono tutti dall'allenatore, io purtroppo non verrò mai qui a dirvi che con questo gruppo, con questa squadra, posso portarli in questo momento a fare un campionato di vertice o di playoff, perché vendere fumo. Siccome io penso di essere una persona realista, devo valuto il gruppo che ho a disposizione, ma non sarebbe corretto neanche nei confronti dei ragazzi, perché gli si chiederebbe qualcosa in più rispetto a quello che possono loro dare. Ma senti in bilico per caso? Cioè nel senso che sei tranquillo, che si ma se la mia posizione deve essere in bilico, Teresa, non dovete parlare con me, dovete andare in società. Se voi pensate, sì, io devo pensare al lavoro, se voi pensate che tutto quello che sta succedendo dipende dall'allenatore, bisogna andare in società e dirgli di cambiare l'allenatore, non posso io mandarmi io da solo. Io in trasmissione con Enrico, fatto a Mammarella, che devo svolgere un po', ho riportato la voce di popolo, quindi facendo una domanda pesante mi sono lavato le mani, ho detto dice il popolo, lo ripeto a te, c'è un problema di spogliatoio tra un gruppo di giocatori e D'Aversa, quella è la voce del popolo,
Un'altra voce di Pop, la società ha già contattato l'altro tecnico, faccio il nome di Autieri, perché da Versa è in bingo. Ragazzi, aspetta, no, perché... No, aspettate la voce di popolo, perché se voi mi dite che la società ha contattato Gautieri, qua andiamo su un binario che iniziano a volare i tavoli per l'aria. Io sono una persona corretta, sono una persona realista, ma mi ritengo una persona corretta. Se voi mi fate il nome di Gautieri, io vi devo dire che con Gautieri il girone d'andata noi avevamo 19 punti. Il fatto che ci possa essere qualcuno che contatti la società e non il contrario, non possono essere voci di popolo e non vi consento di tirarli fuori, perché se si vuol creare malumore, nel senso, dipende dall'obiettivo che ci siamo posti. E ribadisco il concetto: se noi pensiamo che con questa squadra, anche per colpa dell'allenatore, con me, con la mia guida, debba fare un campionato diverso, di vertice, siamo fuori logica. Poi altre situazioni, io le voci di popolo, sinceramente, che la società abbia contattato Gautieri, dovete chiederlo alla società. Ma tu già mi avevi risposto prima, cioè io ho cacciato questo per far capire un po' l'umore di fuori, che poi in trasmissione... Ma sì, ma se molto probabilmente... No, abbiamo ricombattato, nel senso che abbiamo accertato che non è vero niente, cioè il popolo rosso-nero è favorevole a lanciarlo in Serie B, qualsiasi cosa succede è favorevole. E non si è mai premesso che io ci scherzavo sopra, un esonero ti porterebbe fortuna, perché l'unica persona che ha esonerato la famiglia madre di Francesco, che ha fatto carriera, quindi faresti carriera rivendoci sopra. Il problema, sono contrario agli esoneri in partenza, perché un lavoro va fatto dall'inizio alla fine si vede se uno ha lavorato bene. Tornando a noi, invece, il lavoro, quello che dice, la responsabilità del tecnico. Io ho visto una squadra che tecnicamente è preparata bene, perché si dice, e lo dicono, io sento tutti i commenti, il Lanciano è una delle squadre che fa il gioco più razionale del mondo. Molti dicono il Lanciano è una squadra ben preparata fisicamente, non capisco il ritmo del Lanciano, che non è un ritmo che ci permette, il famoso mezzo secondo, di concretizzare queste cose. Come ci stai lavorando sopra? Ma è chiaro che... ci si migliora in allenamento, è chiaro che bisogna considerare il fatto anche che ci ritroviamo ad utilizzare un numero ristretto di giocatori, perché non ci dimentichiamo che gran parte delle partite le hanno fatte l'assetto difensivo, parlo di Pucino, di Aquilanti, di Amenta e di Mammarella, che sono quelli che hanno fatto gran parte della partita, a parte poi le due che ha saltato Antonio Aquilante, che ha giocato a Rigione. Comunque stanno facendo un ottimo campionato, considerando che Federico abbia 37 anni e che magari l'anno scorso ha fatto un percorso un po' diverso. Secondo me bisogna valutare un po' tutte le situazioni. Per quanto riguarda l'aspetto caratteriale, dico, bisogna migliorarlo. È chiaro che noi abbiamo fatto un inizio di campionato dove comunque Nicola veniva da un anno dove non ha giocato, e sono stato costretto, perché comunque, a farlo giocare anche in condizioni non ottimali, per dargli la condizione, come lo stesso Guido. È chiaro che per dargli minutaggio sono costretto a farlo giocare anche magari rischiando qualcosina in più, un giocatore di qualità. Sono tutte situazioni che siamo andati a rincorrere, e per quel motivo, nel momento in cui ci saranno tutti a disposizione anche nella condizione fisica, le cose verranno migliorate. Però l'aspetto tecnico, l'aspetto mentale è tutt'altra cosa. Ecco, mi si è fatto più di riferimento a Marilungo. Ecco, quando potremo vederlo dal primo minuto e quando confidi nel suo apporto, l'importanza offensiva è un giocatore di qualità, e quindi prima raggiunge la forma ottimale, e meglio è per lui, ma è soprattutto per noi, perché comunque è un giocatore e che se non avesse avuto problemi fisici sicuramente non era qui in Serie B, ma sicuramente sarebbe un'altra squadra in Serie A. Quindi è un valore aggiunto che dobbiamo cercare di recuperarlo il prima possibile, la condizione ottimale. Mister, la partita con il Perugia, due squadre che segnano poco e subiscono anche poco, una gara da 0-0 sulla carta, tu firmeresti? Mai. Io come allenatore non firmo mai per di partenza per un pareggio.
chiaro che si va a giocare fuori casa, una squadra comunque forte come il Perugia, che ha delle difficoltà comunque a concretizzare, a far gol, ma è una delle migliori difese, quindi sicuramente non è una partita facile, ma di partenza mai partire con l'aspetto mentale di cercare di andare a fare un punto, assolutamente no. L'obiettivo iniziale è sempre di quello di cercare di fare il massimo possibile. Se vuoi chiedere una cosa, ci riprende la Mamparella, quindi un giocatore che non è un discorso, quindi mi sembra che tu una volta hai detto pure tu che considerare la Mamparella come il quinto, quarto, quinto, cento campo. Non mai pensato a un sistema di gioco che possa rendere un po' Mamparella i compiti difensivi per far guadagnare 50 metri davanti, per essere più, per arrivare nei prossimi, già fa quello che potrebbe fare di più e dal fondo in particolare. Anche perché in difesa qualche volta c'è qualche problemino di calcio. Se ti riferisci alla partita di Cesena, ti posso garantire che il responsabile del gol non è lui. È quello che ha meno responsabilità. E per come lavoriamo noi. Ma è un discorso che abbiamo già affrontato, cioè nel senso, per cercare di fare il 3-5-2 ci devono essere delle soluzioni sia come esterni anche di destra come quinti, ma sia soprattutto nel momento in cui giochi con tre difensori centrali devi essere pronto comunque anche avere dei sostituti per se durante la partita hai qualche problema a sostituire anche i difensori centrali. È chiaro che poi comunque a prescindere il sistema di gioco uno può sviluppare, può adattare le caratteristiche e quindi comportarsi in maniera diversa a prescindere il modulo, cioè cercare di portare comunque colui che ha caratteristiche più da far male su cross come Carlo, lo si può fare anche con una difesa a 4 prendendo degli accorgimenti. Lucino e Lucino di Matteo, che non volessi proiettare fin fondo per andare in questi nostri fondi, insomma, e loro hanno anche capacità, perché molto di voi sono capaci di arrivarci. Ma quasi che si fermo, ma io credo che no, credo per caratteristiche, vabbè, Raffaele quando è arrivato sì che aveva fatto la preparazione, però ha giocato poco e quindi doveva ancora raggiungere la condizione fisica ottimale, cosa che adesso ha raccolto, che ha raggiunto. E sicuramente ha nelle caratteristiche il fatto che può sfruttare di più sia la corsa, perché fisicamente è uno che c'ha un bel passo e soprattutto ha anche un bel piede, quindi è chiaro che sotto questo aspetto bisogna migliorarsi, però sta continuando comunque a crescere da quando è arrivato. Ripeto, inizialmente era più una condizione fisica che magari ti dà quella incertezza perché non si sente sicuro al 100%, ma con il fatto che poi raggiunge la forma ottimale cresce anche l'autostima e la voglia ancora più di spingere. Domani è previsto un allenamento partecipato, insomma, da parte dei tifosi. C'è questa iniziativa, insomma, per farmi sentire un po' probabilmente insomma, il calore in vista di questa trasferta. Ti fa piacere? Sì, ma io non penso che i tifosi mi debbano dimostrare alla squadra l'attaccamento, perché tutte le partite hanno sempre fatto quello che devono fare, quindi c'è bisogno di rimanere tutti compatti e tirare dalla stessa, tutti quanti dalla stessa parte. Uscire da dove? Chiaramente, il nostro obiettivo sicuramente non è che rimanere in questa posizione di classifica per tutto il campionato. Senti, ma siccome il succo del calcio è fare gol, e noi abbiamo attaccanti che non è che abbiano quel fiuto da area di rigore, quindi ritorniamo al solito discorso di Ferrari che fa un gran lavoro, che crea dei varchi, però ho visto che i centrocampisti non ancora prendono quel guizzo proprio di tirare un po', di sorprendere un po' le difese avversarie, che si riescono a sistemare abbastanza bene, ci evitano di entrare in area e fare quelle azioni pericolose che vorremmo fare. Parlando con Carletto nella trasmissione l'altro giorno ha detto sì, facciamo molto sto lavoro di tirare da fuori, e lui stesso, una domanda che gli fecero, ma tu invece di fare sempre questi traversoni che oggi come oggi non c'è chi effettivamente li compra. Ecco, la domanda è questa: il lavoro per fare più gol, come ti state sviluppando?
Perché il problema è quello. Ma io penso che comunque per caratteristiche, come dici te, magari non ci abbiamo i giocatori che hanno fatto 20 gol in passato, però questo non significa che magari lì dove magari io credo che sì, è vero che magari pensare Carlo al tiro è una situazione favorevole, ma penso anche che tutte quelle palle che lui mette sono per me tutte azioni tra virgolette che potrebbero diventare pericolose. Sta a noi cercare di migliorare, perché Zeduardo comunque su un cross è arrivato a contrasto, è lì la differenza, dove Kone ha fatto di tutto per far sì che Zedu non la prendesse di testa, e gli attaccanti devono migliorare nell'occupazione degli spazi, nel senso, so che comunque un giocatore come Carlo che arriva al cross comunque 9 su 10 mette delle gran palle, dobbiamo migliorare sull'aspetto di arrivare sulle zone dove si rischia di far gol, spesso e volentieri per pigrizia o perché magari non si ha quella cattiveria giusta, non si va lì nelle zone dove si può far gol. L'attaccante spesso vuole statistiche che fa gol sul primo palo, quindi bisogna pensare di andare lì, di battezzare una zona di porta e sperare che la palla mi arrivi, se no gli altri, ma anche gli attaccanti esterni, perché non è detto che Antonio Piccolo, che Di Matteo o Di Francesco non possano far gol di testa, ragazzi, perché spesso e volentieri, se vediamo Messi, l'ha fatto Fabrizio in inserimento a Vercelli di testa, quindi è tutta una questione di cattiveria e determinazione. Si può migliorare il bottino se noi per primi ci crediamo e lo vogliamo. Prima che sarà Federico, siccome la primavera sta andando bene, hai individuato qualcosa dalla squadra primavera che potrebbe... L'allenatore, che può venire a sostituire colui che non volete.